Allora, prima di tutto un saluto a tutti e un ringraziamento particolare ad APFIP per l'evento che è riuscito a proporre. È una responsabilità doppia presentare un argomento così ad un pubblico di relatori internazionale, ad un pubblico così vasto perché l'audience è stata veramente importante. Ci tengo particolarmente a questo argomento perché l'ho sviluppato negli anni e lo sento molto mio. Quello che andrò ad analizzare è un istante del gioco, un elemento che reputo fondamentale, che è quello che va dal contatto dinamico alla decelerazione, all'accelerazione successiva, quindi un movimento di load explode, lo chiamerò nel corso della mia presentazione. È un argomento, è un elemento fondamentale del gioco perché se pensiamo a giocatori come James Harden, Luka Doncic, in questo secondo, in questo istante di gioco, loro riescono ad esprimere un'efficacia ed un'efficienza veramente elevate. Questo li porta ad avere dei vantaggi tecnico e tattici di rilievo. Quindi il percorso che voglio fare quest'oggi è quello di passare per la performance e quindi andare ad analizzare tutte le caratteristiche di questo elemento che chiamerò Connected Movement. Vedremo che all'interno del Connected Movement ci sono importanti aspetti di prevenzione che poi svilupperemo con un filone un po' particolare e quindi andremo ad analizzare anche tutti i vantaggi tecnico-tattici che si sviluppano con queste azioni. Vedremo alla fine, quindi dopo aver analizzato il connected movement, arriveremo al connected training, cioè a delle applicazioni, a delle proposte pratiche su alcuni esercizi con l'uso di alcuni attrezzi e con delle metodiche particolari. Il viaggio che voglio fare all'interno di questo argomento passa per studi sperimentali, sia un mio lavoro sui contatti del 2017, un lavoro di ricerca osservazionale e descrittiva di match analysis. Poi andrò a valutare, ad esporre alcuni lavori di diversi esperti del campo della ricerca, sia su sperimentazioni interne che su evidenze scientifiche provate in letteratura. Pensiamo immaginate quanto questo elemento del gioco, cioè il contatto dinamico e l'accelerazione successiva, e quindi l'efficacia che è l'efficienza che necessita, possa essere importante anche per un discorso di evoluzione del somatotipo, con giocatori che diventano sempre più alti e con una classificazione del talento che si sposta ad altezze sempre più elevate, con lunghe leve e quindi c'è minore necessità di accelerazioni verticali come i salti, ma invece questo concetto di contatto dinamico e decelerazione, accelerazione successiva efficace ed efficiente può essere veramente un aspetto importante. Prima di partire con le altre slide, ho preparato un piccolo video che va a riassumere tutti questi elementi. Torniamo a parlarne tra un minuto, vi lascio con il video. Let's get lost tonight.
be my black cape mouth tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Let's see in my best fail on my. Ok, eccoci qua. Allora, permettetemi un piccolo flashback per descrivermi un po' il mio studio del 2017 sui contatti, che appunto era uno studio osservazionale descrittivo di match analysis in cui in una partita di A2 tra Roseto Basket e Basket Imola, avevo analizzato tutti i contatti di una partita. In questa partita, ci sono stati ben 957 contatti e io li ho analizzati su 19 variabili che erano un po' tutte le caratteristiche che descrivevano questo movimento. E i dati raccolti sono stati 18.183. Quello che mi ha spinto un po' ad approfondire questo argomento è che c'era una totale assenza in letteratura di un'analisi di questo genere, di questo elemento. Le uniche rilevanze scientifiche che ho trovato erano sull'analisi di materiali antitrauma oppure di abbigliamento antitrauma. Oppure era tutto legato agli infortuni, ma non c'era un'analisi qualitativa del contatto. E allora, per la tesi del corso nazionale, ho fatto questo studio osservazionale descrittivo che ho poi avuto il piacere di esporre al Clinic Internazionale di Montecatini. Allora, questi sono alcuni degli aspetti di quelle 19 variabili che ho analizzato. Ne sono molti, come se il contatto avveniva con palla, senza palla, se c'era corrispondenza tra i segmenti corporei che andavano sotto contatto. Ho analizzato il numero di giocatori coinvolti nel contatto, il numero di appoggi, moltissime variabili. Ma quello che è emerso da questo studio è che davvero un aspetto fondamentale che poi mi ha portato al connected movement e poi ancora al connected training è stata l'analisi delle variabili che vedete in alto, cioè se il contatto era statico o dinamico e cosa avveniva dopo il contatto. All'analisi tra statico e dinamico, questo dato ci descrive palesemente che il concetto di contatto deve essere dinamico, perché su 957 contatti, pensate, 950 erano dinamici. Mentre, altro dato molto curioso, è che a ogni contatto, per una percentuale altissima, più del 70%, c'era una decelerazione o un'accelerazione connessa. Quindi contatto, decelerazione, accelerazione, load, explode. Le decelerazioni o accelerazioni connesse potevano essere o orizzontali, pensiamo a una penetrazione, o verticali, pensiamo a un take off di un arresto di potenza, quindi un salto per una schiacciata, un tiro, un rimbalzo, oppure un'accelerazione verticale monopodalica con un terzo tempo, oppure rotazione, quindi uno spin, una virata. L'omino che vedete con il punto interrogativo va un po' ad entrare all'interno di contatto più decelerazione, accelerazione verticale, perché ok, è un numero molto minore rispetto alle accelerazioni orizzontali, ma c'è un po' da valutarlo in modo globale, perché a tutti
a tutte le decelerazioni e accelerazioni verticali, quindi a tutti i salti, è connessa spesso la finalizzazione di un vantaggio. Quindi pensiamo sempre a un tiro, a un rimbalzo. Quindi anche se sono poche, spesso sono connesse alla finalizzazione di un vantaggio e quindi diventano fondamentali nel gioco. Su 957 soltanto 204 non avevano accelerazioni e quindi spesso sono dovuti a body check col gioco che poi viene interrotto. Quindi partiamo da questi concetti. Il contatto nel gioco è sempre dinamico e il contatto nel gioco ha sempre, cioè nella maggior parte dei casi più del 70%, ha sempre un'accelerazione connessa e da qui nasce l'argomento a cui mi sono appassionato negli ultimi anni e che sto cercando di sviluppare sempre di più. Allora, in questa slide e con questa piccola GIF riassumo un po' che cos'è il connected movement. Ripeto, contatto, decelerazione, accelerazione. E se dovessi descrivere questi fattori e tutte le loro caratteristiche, le descriverei prendendo due grossi campi: quello della percezione e del decision making, quindi quello che riguarda il visual scanning, il pattern recognitioning, il knowledge of situations, quindi la capacità di conoscere quello che sta accadendo perché ho ripetuto magari in allenamento e conosco quali sono le dinamiche che intervengono in quell'azione, e anche le capacità di anticipazione. Per quanto riguarda invece l'altro filone di caratteristiche, è quello che riguarda la performance, quindi gli sprint multidirezionali, la tecnica del movimento, quindi come metto il piede a terra, qual è il movimento, tutte le dinamiche degli appoggi, l'inclinazione del corpo e la postura specifica di un movimento. Inoltre, le caratteristiche di performance hanno un altro campo fondamentale che è quello del carico specifico metabolico, che poi analizzeremo, è molto importante soprattutto nei contatti. E poi tutte le caratteristiche neuromuscolari, le qualità neuromuscolari, che sono forza, potenza e forza reattiva. Con questi due campi andremo ad analizzare adesso che cos'è il connected movement e poi arriveremo alle proposte pratiche e quindi al connected training. Allora, andiamo sui contatti. Caratteristiche generali collegate alla percezione e alla decision making. Nel contatto è fondamentale che il giocatore prepari un vantaggio tecnico-tattico, quindi possiamo osservare nelle foto come LeBron James sta preparando, per esempio nella foto in basso a sinistra, un contatto contro Kobe per costruire un vantaggio. Un altro punto fondamentale è che la gestione di questo contatto è assolutamente dinamica e connessa a uno stimolo di azione e reazione, perché la stabilizzazione, e questo poi vedremo, è fondamentale. La stabilizzazione che si crea in un contatto va continuamente modulata a seconda dell'azione che svolge l'avversario. Quindi capite quante ricadute ci sono, tecniche, tattiche e di qualità del movimento. Se invece andiamo a vedere le caratteristiche di performance, andiamo un po' ad analizzare tutti quegli aspetti che vi avevo anticipato prima, sia del mio studio che di altri studiosi del campo. Vediamo che il 99,2% dei contatti sono dinamici e il 78,7%, come vi dicevo, ha delle accelerazioni connesse. La media dei passi è 4,4 e prevalgono
dei passi che, una tipologia di passi che è molto tipica del contatto, che prevede dei passi accoppiati per la maggior parte, e poi ci sono alcuni contatti che si svolgono anche in corsa o in camminata. Per quanto riguarda il target del contatto, per quanto riguarda gli appoggi, è quello di mantenere più possibile l'appoggio a terra, perché capite bene che il sollevare l'arto inferiore, quindi il centro di massa, può portare a tutta la perdita del vantaggio accumulato. Quindi l'importanza della stance nel contatto è quella di andare ad abbassare il baricentro, perché se sono piccolo sono forte e sarò più stabile. I segmenti corporei coinvolti sono per la maggior parte tronco e arti superiori. Per quanto riguarda il coinvolgimento degli arti inferiori, sia più su piccolo o lungo, ma per esempio sul pick and roll, ma a minore valenza questo aspetto. E appunto, come vi dicevo, per quanto riguarda l'upper body, la stabilità viene sviluppata in modo molto dinamico. Quindi pensate a tutte le ricadute che si possono avere nella stabilizzazione dinamica dell'allenamento. Per quanto riguarda la direzione dei contatti, la direzione è sempre multidirezionale. Essendo un'azione dinamica, il contatto viene sviluppato in tutte le direzioni. Quella che prevale è quella che prevede un giocatore che subisce il contatto frontalmente e l'altro che dà il contatto lateralmente. Sono azioni a bassa velocità, con la prevalenza di sviluppo di forza orizzontale. Anche qui vi invito a riflettere su quante ricadute dal punto di vista pratico dell'allenamento si possono avere. Dispendio metabolico e attività intermuscolare specifica sono aspetti fondamentali che andremo a analizzare nelle prossime slide. Qui voglio proporvi appunto degli studi del professor Colli e di Barnabà del 2020, ancora Colli Lopetuso 2019, che vanno ad analizzare il costo metabolico nella pallacanestro. Sono studi mirati al lavoro intermittente. Vediamo in questi studi, svolti anche con un campione di alto livello, nella foto in alto a destra possiamo osservare uno studio sperimentale con la pallacanestro varese. Il giocatore inquadrato è Simmons, che sta sviluppando un contatto. E se andiamo ad analizzare dal punto di vista qualitativo questa azione, con l'uso di un pantaloncino elettromiografico, quindi va a misurare l'attività elettrica dell'arto inferiore per i muscoli quadricipite, gluteo e hamstring, andiamo a vedere quanto sotto contatto l'attività muscolare di questo giocatore, che poi può essere rapportata ai livelli di potenza aerobica dello stesso, sia elevatissima. Possiamo raggiungere, in questo contatto che stiamo analizzando, abbiamo raggiunto un wattaggio di 62 watt. E se pensiamo che 20 watt corrispondono al 60 millimoli millilitri minuto chilo per quanto riguarda il VO2 max, capite che sotto un contatto il dispendio energetico può essere altissimo e può superare, può triplicare i valori di potenza aerobica massima. Per quanto riguarda l'elettromiografia, quindi l'uso di questo pantaloncino e di questa metodica, c'è da aprire una piccola parentesi, perché è una metodica molto più precisa rispetto all'uso di un local position system,
quindi la versione indoor del GPS, è uno strumento molto più economico e anche qualitativamente di buon livello, che può essere sostituito al K4. Pensate all'uso del K4, quante limitazioni può avere nell'uso, nell'utilizzo di quest'ultimo nel gioco. È uno strumento molto costoso, molto invasivo, che non permetterebbe al giocatore di sviluppare un'azione con la stessa qualità. Quindi, riassumendo, il dispendio metabolico e quindi il dispendio energetico che un giocatore va a subire sotto un contatto è elevatissimo. E quindi colleghiamoci sempre alle ricadute pratiche che poi andremo ad analizzare. Altri studi, adesso andiamo sul rugby, sempre del professor Colli con Riccardo Di Maio e Luca Rini del 2019, vanno ad analizzare tre diversi movimenti, che sono la spinta della slitta compresa alta, il salto monopodalico in lungo e il salto monopodalico in alto. Se pensiamo a queste tre tipologie di esercizi, ci sono forti correlazioni con quello che a noi interessa, che possono essere contatti, accelerazioni lineari e accelerazioni verticali. E cosa è emerso da questo studio? Da questo studio emerge che l'attivazione muscolare di gluteo, hamstring e quadricipite è molto diversa tra le tre tipologie di esercizio. C'è un coinvolgimento molto più alto nella fase iniziale del movimento per quanto riguarda il salto in lungo da fermo, mentre l'attività del quadricipite, dei glutei, del gluteo è molto più alta nella spinta della slitta a presa alta. Questo cosa ci fa capire? Che in un connected movement, cioè tra contatto, decelerazione successiva, si vanno a mixare dei fenomeni anche per quanto riguarda appunto il micro, che può essere l'attività muscolare, completamente diversi. E quindi ripeto, se paragoniamo la slitta a un contatto, avremo un'attivazione molto più alta del quadricipite e del gluteo. Se paragoniamo l'accelerazione orizzontale a un salto in lungo da fermo, abbiamo un'attività molto più alta degli hamstring. Per il salto monopodalico in alto abbiamo l'attività dei quadricipiti e dei glutei torna a essere alta, però con un'attivazione diversa rispetto alla slitta. Questo ci fa capire che un obiettivo per quanto riguarda gli studi sperimentali potrebbe essere quello di andare ad analizzare su gesti specifici della pallacanestro cosa avviene in questo tipo di azioni e quindi nel connected movement. Ok, adesso analizzati i contatti, arriviamo poi ad analizzare il movimento di load explode, cioè il movimento di decelerazione e accelerazione successiva, che è quel movimento connesso al contatto dinamico. Torniamo ancora alla percezione, al decision making, e vediamo che mentre prima nel contatto l'obiettivo era quello di instaurare, andare a creare un vantaggio tecnico-tattico, adesso nel load explode l'obiettivo, il target è quello di andare a finalizzare questo vantaggio. Per quanto riguarda invece il tipo di scelte, possono essere i decision making, appunto, possono essere sia volontari su movimenti sempre ad elevata velocità ma che prevedono un controllo, ma possono essere anche riflesse, quasi degli automatismi che si instaurano tra lettura dell'avversario e movimento successivo.
Adesso andiamo invece ad analizzare le caratteristiche della performance di un load explode, decelerazione accelerazione, che sono, come vedete nelle foto, la posizione del piede, che è fondamentale, e anche di tutto l'arto inferiore, che in questi movimenti ha posizioni molto specifiche. Andiamo a vedere anche gli angoli, sia dell'arto inferiore al ginocchio, alla caviglia, che sul bacino. Per quanto riguarda l'inclinazione, si ritrova anche una grande specificità di questi movimenti. Per quanto riguarda invece la media passi, su una media di 3 passi si svolge tutto il load explode. I tempi di reazione sono minimi, quindi siamo nell'ordine della forza reattiva con elevatissime componenti di stiffness, e quindi c'è un'attività neuromuscolare elevata. In questa foto di James Harden vi sottolineo con questa freccia in rotazione come intervengano in questi movimenti anche delle componenti torsionali che vanno ad aiutare il movimento di load explode. Quindi questi caricamenti non avvengono soltanto sul piano sagittale, ma c'è un load explode tridimensionale dove le componenti di torsione sono molto importanti. L'accelerazione successiva avviene su è multidirezionale, quindi in più direzioni, e su spazi molto brevi, massimo 4 metri, inferiore ai 4 metri. Un altro aspetto fondamentale è quello della forza sviluppata in modo orizzontale. E concedetemi ancora un piccolo fuoritema. Guardiamo come in questi fotogrammi capiamo come le forze orizzontali sono fondamentali in tutti gli aspetti del movimento, anche nel caricamento di un salto. Osserviamo come per generare una componente verticale in questi fotogrammi è sottolineato come quella orizzontale svolga un ruolo fondamentale. Ok, altri studi sperimentali. Qui ho disturbato a Los Angeles, a Santa Barbara, Petri Training, Sports Science, che è uno dei maggiori lab di appunto scienza dello sport, di Marcus Elliott, ed è il centro studi che analizza il 58%, pensate, il 58% dei roster NBA, ha testato James Harden, Doncic, Zion Williamson, lavora con lo sport di elite degli Stati Uniti su moltissimi campi. Li ho contattati, sono stati gentilissimi nel fornirmi molti dati e molte idee, e vediamo che loro su questo aspetto ci lavorano tantissimo e fanno tantissima ricerca. Certo, più per un uso applicativo immediato, non per una letteratura scientifica classica, però l'analisi di questi movimenti è molto dettagliata nei loro studi, e loro analizzano tantissimo i movimenti laterali, i cambi di direzione, i tempi di reazione, quindi i ground reaction force, tutte le abilità di decelerazione. Quali sono i test di maggior utilizzo per quanto riguarda P3 Sports Science? I test più utilizzati sono test di salto monopodalico laterale, che loro chiamano one-off skater test, poi con il classico test di salto bipodalico, counter movement jump, analizzano caratteristiche più generali, e un altro test che utilizzano tantissimo è quello dello scivolamento
sulle 5 yard. E cosa emerge dai loro studi? Su un campione molto ampio, quindi 58, pensate, 58% dei roster NBA, su un campione molto ampio, loro collocano le capacità di decelerazione di questi due giocatori, James Harden e Luka Doncic, al 99esimo percentile per quanto riguarda James Harden, al 93esimo percentile per quanto riguarda Luka Doncic. Quindi la capacità di decelerare di questi due atleti è elevatissima. Pensate a tutte le ricadute e i vantaggi tecnico e tattici. Pensate a quanto sia fondamentale avere la capacità di decelerare improvvisamente quando ancora il mio avversario, il difensore, si sta muovendo, oppure viceversa, quando l'attaccante si sta muovendo, decelerare per magari poi andare a fare un'azione di stoppata può essere fondamentale. Passiamo dalle ricerche in-house a quelle alla letteratura scientifica classica e vediamo come alcune caratteristiche sono fondamentali nel connected movement, quindi nel load explode, decelerazione accelerazione. La stiffness è la forza, la scienza ci dice che la stiffness e la forza reattiva sono fortemente correlate alle accelerazioni orizzontali e ai cambi di direzione laterali. Poi il carico sulle forze laterali migliora molto la capacità di svolgere cambi di direzione, mentre la asimmetria degli arti inferiori, per quanto riguarda la forza, influenza negativamente sia le forze di reazione a terra che i cambi di direzione. Sui test, qui ci confermano che i test maggiormente predittivi di queste capacità, quindi cambi di direzione e load explode, sono il test di salto monopodalico orizzontale, il test di salto laterale, quindi one-off skater test, salti monopodalici verticali e il drop jump. Li ho inseriti nell'ordine di importanza, di valenza scientifica per determinare la capacità di cambi di direzione e load explode. Allora, in questa slide volevo soffermarmi su alcune caratteristiche della qualità del movimento. James Harden, Luka Doncic sono dei supereroi degli opposti. Perché? Perché gli opposti? Perché nel connected movement tra contatto e load explode ci sono appunto caratteristiche opposte tra loro. E se sono un buon atleta, un buon giocatore, sarò efficiente ed efficace nella contrapposizione di queste caratteristiche, che sono forze impiegate, quindi si alternano, pensate ai contatti, e all'load explode si alternano forze sviluppate in modo isometrico, concentrico e eccentrico, quindi sempre opposte, e poi i tempi di applicazione, mentre nel contatto ci sono tempi di applicazione lunghi, nel load explode i tempi di contatto a terra sono minimi. Altra qualità in contrapposizione sono le forze impiegate, vanno ad alternare movimenti macro, grossolani, a movimenti fini, quelli del load explode, e ancora i sistemi di equilibrio sviluppati. Pensiamo in un contatto come l'equilibrio si sviluppi insieme all'avversario, mentre spesso nel load explode l'equilibrio si sviluppa sull'atleta che svolge l'azione. Anche la direzione dell'accelerazione e decelerazioni è opposta in questa attività. Attivazione intermuscolare, come abbiamo visto prima nell'attivazione con l'elettromiografia, e nelle posture dinamiche di caricamento e di rilascio sono anch'esse opposte.
Quindi, connected training, perché forse vi starete chiedendo quali saranno le applicazioni pratiche con la stessa faccia di James Harden? Perché allenarle? Perché sono un aspetto fondamentale del gioco, perché hanno importantissime caratteristiche di performance, di prevenzione. L'ho messa tra virgolette perché la prevenzione, secondo me, e secondo molti, merita un concetto evoluto di non campo a parte rispetto all'allenamento, ma di integrazione totale con l'allenamento, dove per prevenzione intendo didattica del movimento, intendo giusti carichi, quindi gradualità dell'intensità, del volume, e anche il bisogno di creare un atleta mindful, cioè cosciente di quello che sta facendo. E quindi tutto questo può avere anche dei vantaggi sul discorso che facevamo sul somatotipo, con questi atleti che stanno diventando sempre più alti, e quindi il basket che si che si sofferma su giocatori sempre più alti, che hanno meno forse esigenze verticali e più di accelerazione orizzontale. Quindi arriviamo alle proposte pratiche. Perché e come sviluppare la stabilità? La stabilità va sviluppata perché il contatto è un elemento fondamentale del gioco, ma va sviluppato in modo estremamente dinamico. Quindi da esercizi di core strength, come può essere, come possono essere esercizi generali che vanno da un plank ai movimenti che state vedendo successivamente, si arriva alla stabilizzazione delle posizioni, quindi la posizione power position, split position e one leg in modo statico. Ma quale può essere il prossimo step? Il prossimo step può essere sicuramente stabilizzare tutta la gamma di movimenti, prima in modo generale e poi in modo specifico, basandomi sempre su quelle caratteristiche che abbiamo visto prima. Quindi la prima proposta che vi faccio vedere può essere una proposta molto generale, che a livello giovanile può avere la sua rilevanza. Adesso vi faccio vedere, questa è la stabilizzazione di uno skip a ginocchia alte, sia frontale che laterale, ma applicherei nel settore giovanile questa proposta un po' a tutti i tipi di movimenti. Immagino uno ski basso, una corsa lineare, una corsa in rotazione, a molti movimenti che aiuterebbero i nostri atleti in modo importante. Mentre nella seconda proposta vi faccio vedere come alcune proposte multidirezionali, quindi prima contatto frontale e sprint, poi contatto laterale e sprint, poi contatto dorsale e sprint, quindi vedete la connection, il connection training tra contatto e movimento successivo. Qui vi sottolineo la stance, il numero dei passi, tutte le caratteristiche che abbiamo visto prima, la direzione delle forze nel contatto frontale. Poi ancora andremo ad analizzare in modo più dettagliato il contatto laterale. Qui vedete come in queste spinte laterali c'è un grosso coinvolgimento degli stabilizzatori del ginocchio, con un utilizzo elevato dei glutei, e quindi anche tutte le forze di spinta nelle direzioni e nel caricamento specifico. E poi ancora vediamo nel contatto dorsale come si sviluppano anche in questi esercizi angoli specifici. Un'esercitazione di questo tipo, secondo la mia visione e quello che ho potuto e la mia esperienza, e soprattutto per tutte le rilevanze scientifiche degli studi che abbiamo visto, in un lavoro metabolico avrebbe una valenza importante, dove non vado a creare un dispendio energetico dato soltanto dalla corsa a navetta, ma inserisco quello che nel gioco è
da un dispendio energetico specifico ed importante. Quindi in questa slide vedete come le proposte sono state molto semplici, ma il particolare che fa la differenza è andare a mettere in queste proposte molto semplici tutti gli elementi che abbiamo analizzato, quindi qualitativi e quantitativi del movimento. Passiamo invece poi a quali possono essere le proposte pratiche per quanto riguarda il load-explode, quindi colleghiamo il contatto al movimento successivo di load-explode, con tre tipologie di attrezzature che utilizziamo sempre in sala pesi, che sono il bilanciere per quanto riguarda la pesistica olimpica adattata, alcuni drills con i manubri ed altre con la palla medica. Vediamo adesso un atleta di importanza nazionale che svolge un esercizio di pesistica olimpica adattata, ma che ha un grosso focus su quelle caratteristiche che abbiamo visto prima, quindi stiffness, reaction time, direzione delle forze, e anche vedremo alla fine di questo movimento, qui riassumo un po' tutte le caratteristiche del movimento, alla fine di questo movimento vedremo anche quella prevenzione, tra virgolette, cioè all'interno di questi allenamenti è possibile curare tanti aspetti della prevenzione. E vediamo come questa piccola interrotazione del ginocchio, che denota un'instabilità funzionale, vada assolutamente corretta appunto con didattica, gradualità nelle intensità e nei volumi. Passiamo poi a delle proposte pratiche con l'utilizzo di un manubrio, quindi decelerazione, load. Vediamo come carichiamo in modo specifico il movimento per poi andare ad esplodere e a sviluppare quelle dinamiche di stiffness e stabilità. Qui invece lo facciamo mentre prima abbiamo fatto un pattern molto simile allo step back, adesso lo sviluppiamo su uno step side, quindi diamo più lateralità al movimento sul piano frontale. Qui invece andiamo ad utilizzare la palla medica. Cosa ci permette di fare la palla medica? La palla medica ci permette di andare a caricare con un attrezzo poco invasivo l'appoggio di quel load explode e sviluppare ancora, scusate se sono ripetitivo, ma è importante sottolineare tutti questi aspetti, tutte le caratteristiche che abbiamo visto prima di stiffness, forza reattiva, stabilizzazione, direzione delle forze, caricamento adesso in torsione, connessione all'accelerazione e quindi agli sprint connessi. Vediamo tutti questi aspetti. Qui nell'ultimo c'è un coinvolgimento maggiore del core per poi passare di nuovo ad uno sprint. E abbiamo visto come quindi con gli attrezzi che possiamo usare tutti i giorni in sala pesi, possiamo fare dei piccoli adattamenti per andare ad allenare questa connessione dei movimenti e quindi arriviamo al concetto di connected training. Quali volevo proporre con evidenze scientifiche? Una tipologia di metodica che ritengo molto utile nell'allenamento di questi connected drills, soprattutto per quanto riguarda il load explode. In particolare la metodica che si chiama complex training, cioè quella metodica che va ad alternare all'interno della stessa seduta di forza un esercizio di forza generale ad un esercizio ad elevata componente neuromuscolare con dei pattern specifici, con quindi utilizzo di forza reattiva ed elastica. Ho messo anche potenza perché ovviamente quando si parla di forza reattiva non siamo mai all'interno sempre in modo preciso all'interno degli stessi regimi di contrazione, ma ci possiamo anche avvicinare ai regimi di contrazione
appunto vicini alla forza reattiva, che sono quelli di potenza. Quindi andiamo dal generale allo specifico. Perché il complex training può essere un'arma molto utile all'interno della nostra metodologia di allenamento? Perché la scienza ci dice che ha importanti miglioramenti nell'attivazione neuromuscolare, nel reclutamento e anche dal punto di vista ormonale per quanto riguarda la produzione di testosterone. Ha anche valenze sulla trasformazione muscolare delle fibre di tipo intermedio a fibre veloci e anche nell'attivazione psicomotoria ha elevate valenze. Altra cosa molto efficace è che questo metodo è molto sicuro per gli atleti di elite anche e può essere utilizzato anche in season. E poi passiamo a uno degli aspetti fondamentali, che è quello che questo movimento, questo tipo di metodica ci va a dare un transfer importante nei movimenti specifici. Quindi abbiamo visto prima uno step back, uno step side, l'usare la palla medica per decelerare, accelerare e riacquisire una posizione che può essere quella acquisita prima di tirare. Quindi la scienza ci dice che questo tipo di metodologia ha evidenze scientifiche molto forti. Anche qui andrebbero fatti degli studi di settore, perché seppure partiamo da Verkhochansky da Comet per poi arrivare a studi molto recenti, quindi c'è tanta letteratura in merito, però una letteratura di settore sarebbe molto utile ad analizzare i movimenti specifici della pallacanestro. Quindi, andando a riassumere, perché il connected training deve essere una tipologia di allenamento importante? Perché per la quantità presente all'interno del modello di gioco, per la qualità delle azioni proposte, è un elemento fondamentale per andare a sviluppare un vantaggio tecnico-tattico. E pensiamo all'efficacia e l'efficienza che hanno James Harden, Luka Doncic o Jokic nel gioco, capiamo come questo elemento va assolutamente curato. Potrebbe essere anche utilizzato nella determinazione del talento, però ovviamente c'è bisogno di, come dicevo prima, di studi di settore per tutto quello che abbiamo visto finora, perché molti degli aspetti analizzati provenivano dalla letteratura di altri sport. E tutto questo, quindi, che cosa va a fare? Potrebbe andare ad aumentare l'individualizzazione e la specificità nella programmazione e nella metodologia dell'allenamento che noi preparatori andiamo a proporre. Con questo sorriso vi saluto e vi ringrazio e vi lascio tutti i miei recapiti, rimango a disposizione per qualsiasi approfondimento. Grazie.